La dermatite atopica è una patologia complessa, colpisce la pelle, ma in realtà è una patologia sistemica, richiede quindi un approccio multidisciplinare e la presa in carico dei pazienti. Noi ci siamo fatti spiegare questi concetti molto importanti dall'onorevole Nicola Provenza, che abbiamo incontrato qui a Roma a margine della presentazione del primo libro bianco sulla dermatite atopica. Allora, onorevole Provenza, nei pazienti con dermatite atopica c'è un problema di presa in carico, perché appunto la patologia non è solo dermatologica, ma è una patologia di tipo sistemico. Ecco, ci spiega un po' meglio in cosa consiste il problema, approfittando anche del fatto che lei è un medico, quindi può parlare con competenza anche clinica. Sì, in questo caso, oltre alla competenza clinica, c'è bisogno proprio di una capacità politica rispetto alla risoluzione di alcuni temi, che nel caso della dermatite atopica vedono la necessità assoluta di una reale presa in carico. In una salute, la amo chiamare così, e non sanità del futuro, molto bisogna fare intanto in termini di prevenzione, ma soprattutto con una visione integrata, anche di carattere multidisciplinare, che possa vedere insieme l'equipe multidisciplinare, quindi il medico di medicina generale e gli specialisti, in una integrazione di carattere sociosanitario, perché questo è il nuovo modello verso il quale ci stiamo orientando, quindi un modello organizzativo trasversale, ed ecco che già nelle case della comunità possiamo identificare in una medicina del futuro una possibilità di reale accoglienza del bisogno assistenziale anche del paziente con la dermatite atopica. E allora il libro bianco prodotto in questa direzione è una grande base di partenza, un lavoro importante compiuto in 5 anni, ma che, come è stato detto anche in questa occasione, è davvero da considerare un punto di partenza. La politica e il decisore politico in questo momento deve cercare di mantenere l'attenzione sull'appropriatezza, e questo lo dico in termini generali, un'appropriatezza complessiva che deve riguardare anche gli ambiti di cura, visto che in questo momento storico stiamo provando finalmente a riequilibrare il rapporto tra ospedale e territorio. Questo significa per i pazienti con dermatite atopica avere maggiore prossimità, maggiore possibilità di fare diagnosi precoce e quindi di mettere in condizioni di attuare una organica e reale presa in carico.